Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6. In apertura parliamo dei dati che riguardano i reati in provincia di Teramo commessi nel 2017. La forte sinergia fra le forze dell'ordine ha prodotto una diminuzione generale dei reati commessi, quanto annunciato dal prefetto di Teramo Gabriella Patrizi, che ha fatto un report dell'anno appena trascorso. Aumentano i crimini legati alle truffe informatiche e alla droga e c'è un'impennata di denunce per stalking. Sentiamo il servizio di Tania Bondici Castelli. Un 2017 delicato e complesso, quello vissuto in provincia di Teramo in tema di legalità. Il prefetto Graziella Patrizi, nel suo bilancio di fine anno, plaude alla forte sinergia tra le forze dell'ordine che ha prodotto risultati soddisfacenti. Diminuiscono complessivamente i reati sul territorio, che passano dai 9.933 del 2016 ai 9.847 del 2017. Nel dettaglio, meno 0,86% di delitti, meno 4,4% di rapine, meno 1,5% di furti. Per il prefetto Patrizi, i reati contro la persona che si sono verificati nell'anno che si è appena concluso non sono però riconducibili ad organizzazioni criminali. Aumentano invece i reati legati alle truffe informatiche e alle sostanze stupefacenti. Il 2017 è stato un anno, sapete, particolarmente faticoso, che ha provato molto il territorio provinciale e ha impegnato tantissimo anche le forze dell'ordine e anche tutte le forze statali che sono state impegnate prima di tutto a tutela della pubblica incolumità e poi a seguire in servizi anche di protezione delle persone e anche per antisciacallaggio e quant'altro. Diciamo che è stato un anno che ha sovrapposto all'attività ordinaria delle forze dell'ordine anche un'attività suppletiva molto impegnativa. Particolarmente attivo l'ufficio antimafia della prefettura di Teramo, che nel 2017 ha vigilato intensamente sulle possibili infiltrazioni mafiose nelle zone della ricostruzione, raddoppiando il controllo dei protocolli di entrata e di uscita. E se c'è stata diminuzione dei reati nel teramano è dovuto al fatto che sono stati aumentati i servizi di controllo, così come il numero delle pattuglie dislocate sul territorio. Il personale però si sente sotto pressione e denuncia una mancanza di organico. Gli agenti della questura dicono di essere sotto organico e dicono di essere allo stremo. Il problema che gli agenti dicono è un problema che va dicendo in primis il capo della polizia, perché è il capo della polizia per primo che va dicendo che si è sotto organico e che le pattuglie purtroppo hanno una età media abbastanza alta. Quindi è un problema generale che non è soltanto della Polizia di Stato, ma è un problema che accomuna anche le altre forze dell'ordine e quindi è un problema che deve essere esaminato nel suo complesso anche a livello normativo. Interessanti i dati sullo stalking. Il questore di Teramo Enrico De Simone ha reso noto un aumento consistente di denunce dopo l'assassinio della dottoressa Esther Pasqualoni avvenuta lo scorso mese di giugno. Si è passati quindi da un'unica ordinanza di ammonimento del 2016 a 7 ammonimenti nel 2017. Proseguiamo con la cronaca e restiamo sempre nel teramano a Corropoli. È stata trasportata con l'eliambulanza del 118 la donna rimasta ferita in modo serio questa mattina attorno alle 8.30 in un incidente avvenuto, come detto, a Corropoli sulla strada provinciale 4. La donna al volante di una 600 ha perso il controllo dell'auto in un tratto in discesa e poi finita fuori strada per ribaltarsi lungo una scarpata. L'auto ha infine terminato la sua corsa atterrando violentemente sulla strada comunale sottostante, compiendo un volo di circa 10 metri. I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto, intervenuti sul posto, hanno dapprima estratto la donna dall'abitacolo dell'auto e poi hanno messo in sicurezza il mezzo. La ferita è stata trasportata con un forte trauma toracico presso l'ospedale di Teramo, naturalmente per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto è giunto anche il personale del 118 di Sant'Omero, che ha prestato le prime cure. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale di Corropoli per i rilievi.
Proseguiamo con la pagina di cronaca. Un aquilano già noto alle forze dell'ordine del capoluogo di regione ha aggredito senza motivo un giornalista a Roma in pieno centro. Si tratta di William Cerno, 31 anni, trasferitosi a Roma dopo il sisma del 2009. Il servizio di Daniela Rosone. Ha aggredito tre persone a Roma, tra cui un giornalista dell'ADN Kronos che aspettava l'autobus nei pressi di Palazzo Chigi, dove aveva lavorato, e poi una giovane coppia. Per questo un 31enne dell'Aquila, che dopo il terremoto si è trasferito a Roma per motivi di lavoro, William Cerno, è stato arrestato nei giorni scorsi nella capitale, dopo tra l'altro una colluttazione con gli agenti della Polizia Municipale. Il giudice per le indagini preliminari di Roma, dopo aver convalidato l'arresto, ha concesso all'uomo l'obbligo di dimora dalle 21 alle 6 per consentirgli di andare comunque al lavoro durante il giorno. Pestato brutalmente senza motivo in pieno centro a Roma, una serata da incubo per il cronista politico dell'ADN Kronos, Antonio Ette, uscì dalla Camera dei Deputati intorno alle 21 dopo aver finito la sua giornata del lavoro, così si legge sul sito della stessa agenzia di stampa. Il giornalista, racconta all'ADN Kronos, si stava incamminando verso la fermata dell'autobus di Via del Corso quando è stato testimone di un'aggressione ai danni di una giovane coppia da parte di un uomo che indossava una mimetica. Vedendo che in soccorso dei due stavano intervenendo due carabinieri, Atte ha proseguito fino alla fermata. All'improvviso l'aggressore della coppia gli si è parato davanti spintonandolo e insultandolo, accusandolo di aver chiamato le forze dell'ordine. Di lì è scoppiato l'inferno per il cronista. Il trentenne lo ha colpito ripetutamente al volto, causandogli la frattura del setto nasale e la rottura di un dente. Atte ha perso conoscenza per alcuni minuti. Mi sono trovato a terra in un lago di sangue, ha raccontato. Ho vissuto degli attimi di violenza inaudita. Il giornalista è stato poi ricoverato al Policlinico Gemelli per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Sdegno per la brutale aggressione ai danni del giornalista dell'ADN Kronos è stato espresso anche su Twitter dal sindaco di Roma Virginia Raggi, che ha fatto al giornalista i suoi auguri di pronta guarigione. William Cerno è una vecchia conoscenza, tra le altre cose, della questura aquilana. Proseguiamo agli arresti domiciliari per omicidio. Nascondeva una pistola nella cappa della cucina. Il fiuto del cane Master, un labrador in forza all'unità cinofila della Polizia di Stato, ha permesso di ritrovare l'arma. La vedete, un revolver 357 Magnum con matricola cancellata e tamburo a 6 colpi con completamente rifornito, era vicino nella cappa, avvolto in un pezzo di carta in cui erano stati avvolti anche 7 proiettili dello stesso calibro. La pistola era custodita da un 29enne di San Severo che nel settembre 2015 aveva ucciso in strada, sempre a San Severo in provincia di Foggia, un uomo nel corso di una lite scoppiata per l'occupazione di un alloggio in un condominio del Foggiano. Dopo un periodo trascorso in carcere, il giovane si trovava ai domiciliari a Pianella in provincia di Pescara con permesso di assentarsi dall'abitazione per 3 giorni alla settimana, 2 ore la mattina, per provvedere alle sue esigenze. La scoperta è stata fatta dai poliziotti in un controllo. Adesso andiamo in Regione Abruzzo, che ha sottoscritto con l'Arma dei Carabinieri un protocollo d'intesa che prevede collaborazione per incrementare l'efficienza energetica e la funzionalità della caserma Rebeggiani di Chieti, attualmente sede del Centro Amministrativo Nazionale dell'Arma. Paolo Renzetti. Prevede un accordo di collaborazione per migliorare l'efficienza energetica e la funzionalità della caserma Rebeggiani di Chieti, sede del Centro Amministrativo Nazionale dell'Arma. Il protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina da Regione Abruzzo ed Arma dei Carabinieri a Pescara, alla presenza del governatore Luciano D'Alfonso e del comandante generale dell'Arma, Tullio Del Sette. È un protocollo che arriva in un certo momento di una lunga storia di collaborazione che come Regione Abruzzo abbiamo avuto con l'Arma dei Carabinieri. Davanti ad ogni emergenza la Regione Abruzzo e il sistema delle istituzioni territoriali hanno potuto contare sempre sulla capacità documentale, informativa, di dati che i carabinieri hanno sempre saputo raccogliere e offrire all'ordinamento statale, nel caso dell'Abruzzo attraverso anche le richieste dell'ente Regione Abruzzo. Mi ricordo la prima stima dei danni dopo il terremoto del 2016-17, mi è stato possibile nei confronti di Palazzo Chigi proprio grazie alla straordinaria disponibilità dei carabinieri, ma anche la solidarietà attiva, quella che si misura e si decifra come intervento fisico attivo anche su questo fronte. I carabinieri sono sempre stati puntualissimi,
capaci di fare e di raggiungere ogni distanza. Noi abbiamo anche messo in campo una collaborazione per realizzare 3 nuove caserme dei carabinieri a Giulianova, a Loreto a Prutino e a Manoppello, e adesso quest'altra operazione importante per fare in modo che la caserma Rebbeggiani, che è la sede del centro nazionale amministrativo di tutta l'arma dei carabinieri in Italia, possa contare sull'autosufficienza energetica e sull'innovazione di processo e di prodotto dal punto di vista energetico. Ma testimonia anche la vicinanza dei carabinieri alle istituzioni e ai territori, alle comunità, che è una caratteristica fondante dell'arma dei carabinieri, che continua ad essere la forza principale, noi riteniamo. Con questo protocollo d'intesa noi abbiamo strutturato su basi più solide, formali, questa collaborazione che è già in atto da un po' di tempo, come è stato ricordato poco fa. La Regione è già intervenuta per sostenere alcune nostre esigenze infrastrutturali, per poter continuare ad assicurare quel servizio che alcune nostre stazioni danno nei luoghi in cui sono. Ora ci spostiamo nell'area Vestina, ci sarà un nuovo medico in servizio presso il reparto di ortopedia dell'ospedale San Massimo di Penne, lo ha annunciato il direttore sanitario di Luzio dopo un incontro avuto in ospedale con i vertici della ASL di Pescara. L'assunzione del nuovo medico avverrà attraverso un bando pubblico e servirà a colmare il vuoto lasciato dal pensionamento del dottor Liberi, scattato il 1° gennaio di quest'anno. Il servizio è di Vestina News. Non solo brutte notizie per l'ospedale San Massimo di Penne, al centro di numerose critiche negli ultimi anni. Nei giorni scorsi la ASL di Pescara ha deciso di sospendere i ricoveri ortopedici, visto la mancanza di personale seguito dal pensionamento del professore Antonino Liberi, e di conseguenza i 3 medici rimasti non possono garantire la guardia pomeridiana e la doppia reperibilità notturna. Ma ieri mattina, dopo il summit in ospedale convocato dal direttore sanitario di Luzio, è arrivata la notizia più importante per il personale, ma soprattutto per gli utenti che si rivolgono costantemente nel reparto ortopedico. Tra pochi giorni verrà indetto un avviso pubblico, così da avere tra 30 giorni la sostituzione nel reparto di ortopedia e ripristinare così le piene funzioni del reparto. La richiesta fatta dal direttore sanitario alla ASL generale è di un incarico per almeno un anno. L'ortopedia pennese non è un semplice reparto che funge da supporto per il più grande ospedale di Pescara, ma è una vera eccellenza nella regione e fuori, confermata dai numeri che l'unità raggiunge durante l'anno grazie a dottori del calibro di Damario, Palmieri e Paolini. Non tarda ad arrivare però il pensiero dell'associazione Salviamo l'ospedale di Penne, che per voce del presidente Nicola Spoltore teme che questo avviso possa essere di soli 3 mesi e quindi una soluzione temporanea fino a che non vada in porto il riordino sanitario e il conseguente declassamento del San Massimo di Penne. Torniamo a Pescara e voltiamo pagina. Presentata la carta contro gli incendi boschivi. 20 associazioni ambientaliste hanno dunque presentato questa mattina nel capoluogo adriatico questa carta che servirà a combattere gli incendi. E ricordiamo solo quello che è successo questa estate, andiamo a vedere insieme il servizio. È una carta che fa seguito al convegno che abbiamo tenuto in ottobre di livello nazionale, dove ci sono indicate tutte le azioni che noi abbiamo studiato e che bisogna mettere in campo perché i 216 incendi rilevanti che abbiamo avuto nel terribile anno 2017 appena trascorso non si debbano verificare mai più. È diviso in 3 grandi sezioni. La prima è la prevenzione, e quindi coinvolgimento nell'avvistamento degli incendiari, ma anche nella precocità dell'intervento e dell'avvistamento. La seconda parte è sull'intervento attivo. Perché si è fatto affidamento sui Canadair, sui mezzi aerei? L'esperienza dice che l'intervento a terra è fondamentale, che i mezzi aerei sono di complemento. Vi faccio presente che nel momento in cui l'Abruzzo bruciava, i 14 Canadair rimasti in Italia, chiamati, avevano in contemporanea 816 chiamate. Quindi non possiamo fidarci, e poi i Canadair e gli elicotteri non possono lavorare di notte, e gli incendiari per questo hanno messo fuoco all'imbrunire e con inneschi plurimi. Dopo l'intervento chiudiamo con il restauro, più che il restauro diciamo la gestione degli post incendio, che è una cosa importantissima ed urgentissima.
Molte di queste aree vanno lasciate a se stesse perché la natura nel tempo sanerà tutto. E stiamo parlando della maggior parte delle aree, guardi, ma ci sono dei punti in cui bisogna intervenire, perché se non si interviene riutilizzando il materiale in loco, che non deve uscire, quindi materiali, tronchi, no, bruciati, per bloccare la possibilità che ci siano slavine, che ci siano quindi valanghe, frane, eccetera, che decorticando il suolo fertile impedirebbe per sempre la ricostruzione di un nuovo bosco. E quindi abbiamo anche studiato questi criteri. Una delle società scientifiche che interviene su questo, che è il SIRF, la Società Italiana di Restauro Forestale, ha presentato già alla Regione uno studio di dettaglio sul Morrone, ma temo che questo studio sia finito in un cassetto dal momento che la Regione ne ha affidato un analogo all'Università di Chieti, geologi, che va benissimo, ci vogliono, ma ancora una volta non vediamo la multidisciplinarietà che è necessaria per affrontare questi argomenti. Storicamente noi abbiamo avuto circa 1200 persone a combattere gli incendi, ma questa Regione ha affidato tutta l'attività al Corpo Forestale dello Stato, che è stato sciolto. Nel 2017 ne avevamo solo 181, di cui 150 volontari, quindi è solo 31 delle istituzioni, è una cosa che non può andare avanti, e quindi anche su questo abbiamo dato suggerimenti precisi. Ora ci spostiamo in provincia di Chieti, partiranno a breve i lavori per la riqualificazione del complesso monumentale di San Giovanni in Venere, è in progetto un parco archeologico, vediamo. Recupero e consolidamento in uno dei luoghi più belli e suggestivi d'Abruzzo sarà il complesso monumentale di San Giovanni in Venere a Fossa Cesia, e che si specchia sulla costa dei Trabocchi, a beneficiare di 1.200.000 euro tra fondi CIPE e finanziamenti che arrivano dal governo centrale, destinati alle bellezze storico-architettoniche della penisola. Da tempo si ambiva a creare un museo archeologico dove poter collocare tutti i reperti rinvenuti nell'area di San Giovanni, e che testimoniano come la zona sia stata abitata da tempi antichissimi, con la presenza di una necropoli di origine italica e i resti di un originario tempio pagano dedicato alla dea Venere conciliatrice. Col finanziamento in questione, i locali sottostanti il Portale della Luna, l'antico portale dell'abbazia, saranno restaurati e così destinati ad un percorso storico, artistico e archeologico dalla straordinaria bellezza e valenza culturale. L'importo finanziato sarà di 650.000 euro. L'altro mezzo milione servirà al consolidamento di parte del perimetro dell'abbazia, in pericolo sotto i segni del tempo, transennato e sorretto in alcuni punti e con vistose crepe. Noi dobbiamo fare subito, ma mancano altri finanziamenti. Io mi auguro che il Presidente della Regione mantenga l'impegno assunto con l'amministrazione comunale di sistemare l'accesso in viale San Giovanni in Venere, che è appunto un viale di circa 1,5 chilometri con marciapiedi oramai non più all'altezza di ospitare un passeggio continuo tutti i giorni per 365 giorni l'anno. Martedì prossimo a Pescara prenderanno il via i lavori di riqualificazione di alcune vie a ridosso del centro storico, oltre 500.000 euro i fondi a disposizione. Partiranno la prossima settimana lavori di riqualificazione nella zona di Pescara Porta Nuova, Pescara Vecchia, ma non solo. Vice Sindaco Brasioni, un importo importante, 500.000 euro per questi lavori. Un accordo quadro che riguarda varie vie e piazze cittadine, quindi non soltanto Pescara Vecchia, ma via Tibullo, piazza Salvo d'Acquisto che ha bisogno di manutenzione e riqualificazione, e poi e piazza San Luigi Gonzaga. Insomma, tanti lavori, ma in particolare oggi presentiamo Pescara Vecchia, 150-170.000 euro. Questo è l'importo dei lavori che partiranno già la prossima settimana, martedì. Abbiamo già sottoscritto l'ordinanza, io credo che sia un lavoro importante anche per l'importanza della zona, insomma la vecchia Pescara, la Pescara della Fortezza, ma anche la Pescara di Casa d'Annunzio. Questo ci impone anche di ricordare un anniversario importante, che è quello del 1° marzo 2018, il poeta appunto è morto il 1° marzo del 1938, quindi quest'anno ricorreranno gli 80 anni, quindi cominciamo martedì, ma prima del 1° di marzo dobbiamo essere pronti a ripresentare la città, questa zona completamente riqualificata, al fine di svolgere le manifestazioni per questo ricordo. E poi un ringraziamento va naturalmente anche agli esercenti di Pescara Vecchia, che ringraziamo per aver collaborato con il Comune, per averci dato tante idee
ma anche per la maturità che hanno dimostrato nello spingerci a utilizzare parte del ribasso che verrà al termine di tutti questi lavori anche per una pedonalizzazione vera di questa zona, una pedonalizzazione vera che significa far durare più a lungo le opere che noi andiamo a realizzare. Andiamo a Lanciano adesso. Entro un paio di settimane i ragazzi lancianesi torneranno all'interno della scuola Rocco Carabba, su cui sono stati investiti circa 5 milioni di euro. Finalmente, dopo quasi due anni, sono stati completati i lavori di miglioramento sismico alla scuola primaria Rocco Carabba di Lanciano, 850.000 euro l'importo di spesa, per eseguire i quali 200 alunni sono stati trasferiti all'Istituto Superiore De Giorgio, tra le mille difficoltà di una struttura che invece continua a dare seri problemi, soprattutto per le infiltrazioni d'acqua. Entro un paio di settimane, dunque, i ragazzi torneranno in una scuola rinnovata e che risponde ai più moderni criteri antisismici. Manca infatti solo la pulizia dei locali per inaugurazione. L'amministrazione Pupillo ha puntato molto sulla messa in sicurezza del patrimonio scolastico già esistente con una progettualità di 5 milioni di euro, di cui 3 milioni e 200 mila euro già finanziati. L'assessore all'istruzione, vice sindaco Giacinto Verna. Voglio evidenziare quando noi ci siamo insediati come amministrazione comunale, al di là della Bellisario, che è una scuola costruita da poco tempo, non c'erano altre scuole che avevano avuto lavori di miglioramento sismico. Con l'amministrazione Pupillo oggi abbiamo la scuola dell'infanzia Olmo di Riccio, abbiamo la scuola a Marcianese, abbiamo in questo momento, ne siamo tutti testimoni, la Rocco Carabba, che hanno subito quindi lavori di miglioramento sismico, quindi abbiamo quattro scuole più sicure dal punto di vista della sicurezza e del miglioramento sismico. Adesso passiamo allo sport, iniziamo dal calcio di Serie B e quindi dal Pescara. Snellire la rosa e fare cassa, questi gli obiettivi del Delfino, da centrare attraverso la cessione di due pezzi pregiati della rosa, cioè Zampano e Benali. Sul giocatore libico c'è il forte interessamento del Crotone in Serie A, ma il presidente Sebastiani chiede la somma di 2 milioni e mezzo di euro. Intanto oggi ci sarà un vertice di mercato tra il patron del Palermo Zamparini e il direttore sportivo Lupo per sbloccare la trattativa che porterà in biancazzurro Carlos Embalo. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Ahmad Benali e Francesco Zampano sono i pezzi pregiati del mercato in uscita del Pescara, un po' come a riprendere il discorso che si era interrotto quest'estate quando per giorni i due giocatori sono stati con le valigie pronte. Calciatori di indubbio valore, ma che con Zeman non hanno reso al massimo delle loro possibilità, tanto da essere impiegati a corrente alternata dal tecnico boemo. E sono i due calciatori su cui la società può inanellare importanti plusvalenze. Su Benali c'è un interesse forte del Crotone. La trattativa è stata imbastita. Ci stiamo lavorando, ma non siamo vicini alla chiusura dell'accordo, ha detto il DS dei Pitagorici Ursino. Per il giocatore anglo-libico, il presidente Sebastiani chiede 2 milioni e mezzo di euro per la cessione definitiva del cartellino o per lo sviluppo di un prestito con obbligo di riscatto. Benali, subito dopo la conquista della Serie A, era stato riscattato dal Palermo per 1 milione. Il Pescara così si garantirebbe una plusvalenza di 1 milione e mezzo di euro. Anche per Zampano potrebbero spalancarsi le porte della Serie A. Sampdoria e Chievo potrebbero prelevare il terzino, anche se una trattativa vera e propria non è stata ancora intavolata, benché l'agente Giuffredi sia al lavoro per collocare il suo assistito nella massima serie. La partenza di Zampano non renderebbe necessario un reintegro nel ruolo dopo la svolta a sorpresa di Mazzotta, che alla fine ha deciso di restare a Pescara e andare a scadenza a giugno anziché accettare la proposta del Parma o in alternativa del Brescia. Nel ruolo ci sono anche Balzano, Crescenzi e il baby Elisalde. Non solo Zampano e Benali, lo snellimento della rosa passa da altre operazioni. Pierluigi Cappelluzzo è pronto a tornare alla casa madre Verona, che poi lo girerà alla Pro Vercelli. Valutazioni vanno fatte da Andrea Cocco, che in teoria diventerebbe la prima alternativa a Pettinari. A Cocco è interessata la Salernitana, che però non è disposta ad acquisire il cartellino del centravanti, il cui contratto scade nel giugno 2019. Solo nel caso in cui ci fosse la partenza di Cocco, il Pescara si fionderebbe su un nuovo centravanti. Luca Vido piace a Zeman, ma sul giocatore dell'Atalanta ci sono il Venezia e il Cittadella e in tempi brevi potrebbe accasarsi. Il Lecce invece si è fatto avanti per il centrocampista ghanese Ransford Selasi.
Continuano ad allenarsi col gruppo anche giocatori come Jaime Baez ed Emanuel Latelat, impiegato poco o nulla da Zeman e che da un momento all'altro possono rientrare alla base, Atalanta e Fiorentina, come anche Del Sole che può tornare alla Juventus. Il destino di quest'ultimo, ma anche degli altri esterni, dipende dalla concretizzazione della cessione di Benali, ma anche dall'eventuale arrivo di Carlo Sembalo dal Palermo. La trattativa è in stand-by da qualche giorno, ma oggi un vertice di mercato a Milano tra il patron rosanero Zamparini e il DS Lupo potrebbe dare il via libera ad un'operazione già impostata e per la quale c'è il pieno gradimento del calciatore e del suo procuratore Accardi. Embalo arriverebbe a Pescara con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per il Delfino e di controriscatto per i siciliani. Nelle prossime ore il difensore Andrew Gravion dell'Inter firmerà con il Pescara e lunedì sosterrà il primo allenamento in biancazzurro. A centrocampo si allontana Xian Emmers dell'Inter, mentre la pista Davide Mariani si potrà percorrere solo dopo che la mezzala del Lugano avrà prolungato col club elvetico il suo contratto in scadenza. Adesso scendiamo in Serie C, sta per lasciare Teramo l'attaccante Ciro Foggia, destinazione Siculale Onsio. Stesso destino per Momo Soumaré, che ha accettato la proposta di una squadra del Lussemburgo. Dopo le prime cessioni il mercato biancorosso potrà così prendere quota anche per le entrate nel mirino del direttore sportivo Repetto, il centravanti del Carpi Carletti e il trequartista della Lupa Roma Milani. Vediamo. Sono prossime all'ufficialità le prime partenze dalla rosa del Teramo. L'attaccante Ciro Foggia nelle prossime ore risolverà il suo contratto con la società di Campitelli e si accaserà alla Siculale Onsio, un corteggiamento che va avanti dall'inizio della sessione invernale di calciomercato. L'ex Melfi, 3 gol quest'anno di cui 2 su rigore, ritroverà in panchina quella Imodiana che lo ha allenato in terra lucana e che ha spinto ai fini di un approdo in Sicilia del centravanti originario di Scampia. Anche l'esperienza di Momo Soumaré a Teramo e ai titoli di coda, il giocatore di proprietà dell'Avellino aveva chiesto a inizio sessione di mercato di poter chiudere la stagione in biancorosso, ma la richiesta arrivata dalla squadra lussemburghese del Dudelange ha cambiato i piani del calciatore nativo della Guinea, che si congeda con una presenza in Coppa Italia e 12 in campionato, delle quali appena 2 da titolare. Il tutto in attesa che lascino Teramo anche 2 giocatori in prestito come Ibrahima Diallo e Lorenzo Paolucci, destinati a tornare a Pescara. Situazione particolare per Altobelli, che vuole giocare di più, ma solo quando troverà una squadra che gli offre tali garanzie chiederà di rescindere il contratto con scadenza giugno 2019, cosa che il Teramo farà senza problemi. Le prime partenze liberano risorse economiche per il mercato in entrata. Nel mirino del DS Giorgio Repetto è finito l'attaccante classe 96 Cristian Carletti, di proprietà del Carpi, con cui ha disputato 7 spezzoni di gara in Serie B, segnando un gol. Per il ruolo di trequartista, il nome delle ultime ore è Simone Milani, 16 presenze e 6 gol in Serie D con la Lupa Roma. Dopo il test amichevole perso con il Pescara Primavera, il Teramo chiude oggi la settimana di lavoro. Domani è domenica riposo e da lunedì ricomincia la settimana tipo per preparare la gara ricca di incognite contro il Vicenza di sabato 20 gennaio. A proposito, proprio dal Veneto arriva la notizia che il procuratore della Repubblica di Vicenza, Antonino Cappelleri, ha presentato istanza di fallimento della società berica, chiedendo altresì l'esercizio provvisorio per consentire al club di portare a termine la stagione. In quali condizioni? Difficile saperlo, visto che molti calciatori possono svincolarsi e andare a giocare altrove. Intanto domani i giocatori, in stato di agitazione, non disputeranno la gara di Coppa Italia a Padova. Ancora calcio, ma andiamo in Serie D. Grande attesa per il derby del Dei Marsi, che mette di fronte le 2 migliori formazioni abruzzesi, classifica la mano, cioè Avezzano e Vastese. A guastare la vigilia però c'è la decisione della questura aquilana di vietare la trasferta ai tifosi ospiti, una scelta aspramente criticata dal patron marsicano Gianni Paris, che ascoltiamo. Ma noi siamo rimasti sbigottiti, abbiamo sentito l'osservatorio e l'osservatorio ci ha confermato che aveva dato parere favorevole, visto che non era successo nulla nella gara di andata tra le 2 tifoserie, e invece il parere negativo è stato espresso dalla questura dell'Aquila e dalla prefettura dell'Aquila. E l'ennesima dimostrazione di uno stato cieco, di una prefettura e di una questura che
non hanno visto la storicità nel breve periodo, ma sono andati a vedere ciò che era successo forse negli ultimi 30 anni. Appare una decisione del tutto fuori luogo, una decisione che mette l'Avezzano Calcio in una posizione chiaramente deteriore, perché hanno creato un danno economico a vario titolo al club, e ovviamente sarà una giornata biancoverde senza tifoseria ospite. A noi dispiace, però insomma non riusciamo veramente a capire come mai prefettura e questura, senza neanche intavolare una trattativa con i due presidenti, il sottoscritto e il presidente della Vastese, abbiano deciso di vietare la presenza dei tifosi della Vastese al Denarsi domenica prossima. Lo definisco con una parola: allucinante. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo anche che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sulla nostra pagina YouTube. Buon proseguimento con la nostra programmazione.